Cornelio, volete prendermi in giro? Gli esecutori testamentari non conoscono l'erede. Andiamo, io credo di avervi sempre favorito. Tu, ditemi, chi sarà l'erede di Sample? Ma come volete che lo sappia, Mac? Io non sono congiornalista. Cosa vogliono? Sapere chi è l'erede. Chiudi, va? Mi spiace, Mac. Sì, ma non sono io l'esecutore testamentario. Chiudi. È l'avvocato Sider che io non vedo da 4 giorni. Sentite, Sider, che cosa facciamo per questi giornali? Il fischio dei giornali. Ma è una gran notizia. Qui c'è un uomo al quale capita fra capo e collo un'eredità di 20 milioni. Sì, lo so, ma l'importante per me è di scovarlo, questo fortunato. Dopo sarà a posto, salvato dai giornalisti. Ah, per me va bene, purché la paga mi corra come al solito. L'abbiamo trovato, Sider, sappiamo dove si trova. L'abbiamo trovato davvero? Ecco, Ariosto Deed, scapolo, 28 anni, vive a Mendrak Pole. Grazie. Telegrafa subito, John. Non è necessario. Ci andrò io stesso. Verrai anche tu, Anderson. E tu pure, dopo. Pronto? Riservate 3 posti sul primo treno per Mendrak Pole. Mendrak Pole. M-A-N. Benvenuto a Mendrak Pole, dove il paesaggio è superbo e la vita è semplice. Benvenuto a Mendrak Pole. That's pretty. Are you sure this is the town he lives in? Yes, sir, Mr. Cedar. This is the town, all right. Well, I dropped everything at the office. I hope it's not a wild goose chase. No, sir, we checked it thoroughly. He lives here, all right. Ah? Ecco un paesano. Chiediamolo a lui. Buongiorno. Buongiorno, signore, buongiorno. Ma di educazione ne mangia poca in questo paese. Dite, amico, conoscete un tale che si chiama Ariosto Deed? Deed? Sì. Oh, sì, altro che? Tutti conoscono Deed. Beh, io. È peggio di un'anguilla. Noi vorremmo parlargli. Dove si può trovare? Ma chi? Deed, stavo parlando di lui. Ah, sì, Deed. È un bel tipo alla mano. Io poi posso anche dire che l'ho visto nascere. Sarà meglio interrogare qualcun altro. Noi ci stiamo. Quando torna io lo acchiappo e voi lo interrogate. Qualche altra notizia gli caveremo. Buongiorno, signori. Vi ricordate di noi? Siamo gli stessi che vi avevamo già parlato. Ah, sì? Che diamine. Anch'io sono lo stesso. Ascolta, oh. Noi siamo venuti apposta da New York per parlare con questo signor Deed. Ed è necessario che lo troviamo. Mettete giù le mani e ragioniamo con calma. Allora cercate di schietirvi un po' il cervello e rispondete a me. Dov'è la sua casa? Di chi? Il signor Deed dove abita? La sua casa? Sì. E perché non dirlo subito invece di far tanti discorsi? Se loro signori vogliono vedere la casa di Deed, allora vengano, vengano con me, io li accompagno. Con la mia macchina si fa in 1 minuto. Oh, che cosa desiderano i signori? C'è Deed? Noi nel parco. Sta organizzando una fiera per i pompieri del paese. Voi dovevate saperlo che era nel parco. Ma loro mi hanno detto portaci a casa sua. Come potevo indovinare che volevano lui? Entrino, prego, entrino pure. Gradiscono una tazza di tè? No, grazie. Seggano, vogliono una limonata. Si mettono pure seduti qui. Molto gentile. Siete una parente? No, la governante. Vorremmo sapere qualche cosa di Deed. Cosa fa per vivere? Ha una fabbrica di candele di sego, ma rende poco danaro. Deed guadagna di più con le poesie. Scrive poesie? Come, non lo sapete? Il signor Deed è celebre. Scrive versi per le cartoline illustrate, per la Pasqua, per il Natale, per gli onomastici. Vedete, prego. Eccone una. Gliela pagano 25 centesimi. Voi che varcate i monti, voi che passate il mare, vi rinfranchi il pensiero di chi sta sempre allerta a vegliare in silenzio nella casa deserta. E il cuore che ti inviva nel focolare la fiamma, il solo cuor che vama, il cuore della mamma. Che bei versi, eh? Yeah. Eccolo, è lui! Ditegli tutto con calma, i poeti svengono con facilità. Questi signori sono qui e... Chi sono? Non so. Il signor Ariosto Deed? Sì. Piacere, piacere. Sono John Sider, di New York, dello studio Sider e Budington. Sider e Budington. Budington si troverà solo fra tanti Sider. Cornelio dopo, il signor Anderson. Piacere. Grazie. I signori non vogliono forse accomodarsi? Grazie. È il bocchino, il nuovo bocchino della mia tuba. I bambini me lo rubano sempre per tirarci le palline. Di cosa posso servirvi? Signori, restano a colazione? Vorrei farvi qualche domanda. Dite. Voi, Deed, siete figlio del dottor Giuseppe e di Mary Deed? Sì. E sono vivi? Oh, no. Dite, signor Deed, il nome di Matthew Sample è conosciuto bene da voi? Non molto. Credo però che sia quello di mio zio. Io non l'ho mai visto, ma mia madre si chiamava Sample come lui. Egli è morto. È morto in un disastro d'auto in Spagna. Morto? Sì. Oh, mi dispiace. Ma cosa c'entro io se lui è morto? Ho una bella notizia per voi. Già. Il signor Sample ha lasciato una enorme fortuna morendo. E l'ha lasciata tutta a voi, Deed. Dedotte le tasse, si tratta di uno scherzetto che si aggira sui $20 milioni. Ti hanno deciso, restano a colazione con noi o no? Ma certo che restano. Ho fatto fare un dolce di crema e cioccolata con sopra dei fiorellini così di panna. Certamente che restano a colazione. Forse non avete capito quello che vi ho detto, signor. Tutta l'eredità Sample viene a voi. $20 milioni. Ma sì, vi ho capito benissimo. 20 milioni. Sono tanti, no? Non c'è malaccio. Già, è vero. Ma perché? Ha lasciato a me tutto quel denaro. Cosa ne faccio? Il signor Dobbo è un giornalista che è stato a servizio di vostro zio per tenergli a bada i seccatori. I seccatori? Sì. È la mia più grande specialità. Già, la gente ricca ha sempre bisogno di qualcuno che si occupi di tenerle lontana la folla. Bisogna saper tenere a bada i giornali e sapere quando c'è bisogno di pubblicità. Cedar, Budington. Strano che non trovi una rima per Budington. È urgente? Ah, io. Quando sento un nome ridicolo, gli cerco subito la rima. Voi no? No. Ma per voi l'ho già trovata. Eh? C'era una volta il giornalista Dobbo che coltivava un milionario gobbo, ma si trovò col milionario morto a coltivare i cavoli nell'orto. Questo mi puzza di licenziamento. Eh? Mi hanno messo alla porta in tanti modi, ma in rima mai. Oh no, avrò bisogno di voi, sono sicuro che avrò bisogno di voi. Ora sì che siete un vero poeta. Siete mogliato, signor Deed? Io? No. Fa sempre troppe storie. Fa il difficile perché qui in paese tutte le ragazze muoiono dalla voglia di sposare lui. Non le date ascolto, Cedar. Si figurino che ha la fissazione di salvare le ragazze in pericolo. Voi non immischiatevi di questo. Ah, salvare le donne in pericolo, eh? Sono idee generose che affliggono spesso la gioventù. Ma sarà meglio che vi prepariate, dovete fare le vostre valigie. E per far che? Per venire a New York con noi. Ma quando? Ma oggi alle 4. Ma non ho mai posseduto una valigia. Potremmo farcela prestare dalla signora Simpson. Ne aveva una quando viaggiò 6 anni fa. Mi sento un po' nervoso. In vita mia è la prima volta che esco dal paese. Però deve essere bello vedere la tomba di Grant. Certo, ed io vi capisco. Beh, ora faremo un giro in città e ci troveremo al treno delle 4:30. Congratulazioni, signor Deed. Voi siete ora uno degli uomini più ricchi d'America. Arrivederci. A più tardi. A più tardi, padrone. Do you hear what he said? Do you know how much $20 million is? I don't care how much it is. You sit right there and eat your lunch. You haven't touched a thing. Anche la casa sua era chiusa. Avrà cambiato idea. Non era molto entusiasta di venire con noi. Sempre il treno. Guarda, come? Suona la tuba. Questo è proprio il colmo. sacco d'amici qui. Volete bere? No, non bevo. Volete un sigaro? No, non fumo. Mi sembrate preoccupati. Sì, capisco che una simile fortuna debba dare molti pensieri, ma noi siamo qui per aiutarvi. State tranquilli. E non ci pensate più. Ma io non ci penso affatto. No. Io pensavo dove trovare un altro che suoni la tuba nella banda. Ciao John, dove sei stato? A pescare. Buongiorno Clelia. Buongiorno. Buongiorno. Dove sono? Vi aspettano nell'altro ufficio. Avvocato, buongiorno. 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 Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, John, che tipo è? Com'è andata? Tutto fila a meraviglia. È ingenuo come un lattante. Chiudete la porta. John. Volete chiamare la signora Cedar? Racconta, John, racconta presto. Sappiate intanto che la mia visita là è stata un lampo di gente. John, hai già avuto la... No, Budington, la procura non l'ho avuta, ma è come se l'avessi già. Gli ho chiesto che cosa volesse fare di tanto denaro e mi ha risposto... Cosa? Che cosa? Ha detto che probabilmente lo regala. Lo regala? Quello è tocco al cervello. Tu, John, sei stato grande. Ma, John, credo tu converrai che non possiamo permettere... No, Budington, nessun controllo sui libri di amministrazione, sì. Lo hai già detto e ridetto più di 1000 volte questo. Ma se poi finiscono in altre mani, allora come facciamo? Non è accaduto. Ma però $500,000 è già sfumato, cari signori. La finisci, jettatore. Non fui io a convincere il vecchio Sample ad affidare tutto a noi? E la procura, allora, non l'ebbi? No. Vedrete che l'avrò un'altra volta. State tranquilli, quei libri non si muoveranno da qui. È delittuoso, delittuoso, ti dico. Tuo zio doveva essere impazzito per lasciargli tutto questo denaro. Tu sei suo nipote come lui, e che cosa ti ha lasciato? Dico, che cosa ti ha lasciato? Ma non gridare, che posso farci se non gli dava genio? I told you to be nice to him. 10 years we've been waiting for that old man to kick off. Colpa tua, ho aspettato 10 anni che quel vecchio morisse. Basta, nulla da farci, e tu sei noiosa. Ah, dici bene, noiosa. Noiosa, sì, finché non avrò un po' di 3 milioni. È così. Ed è una notizia dalla testa ai piedi. Non è forse una notizia che l'erede di tanti milioni sia un tipo come questo? Ora però bisogna raccontare qualcos'altro, crearlo. Che cosa pensa dell'ambiente? Si sposerà, la moglie sarà di New York, è furbo o scemo? La trovata, vi chiedo. Egli è qui da 3 giorni e voi quale notizia avete portato al giornale? Ma scusa. Ma io non lo parlo scemo, è diventato un'anguilla forse. Ma voi conoscete dopo? Lo tiene chiuso sotto chiave? Ma che dopo? Che cosa conta dopo? Vi siete giocati il cervello, cercate di fare qualcosa che non siete del tutto rincratiniti. Ora levatevi dai piedi, io dico quello che penso. Via, fuori. Ti hai detto? Eh? Dicevo che il soffitto è sporco. Tu, poi, credevo di poter contare almeno su di te, ma invece mi accorgo che sei come gli altri. Ebbene, vi sbagliate. Ne sei sicura? Un tempo avresti messo sottosopra la città per impedire a dopo di riuscire a fare un colpo simile. Ah, ancora non è riuscita a farlo. Senti, Maud, portami delle notizie e potrai avere... Un mese di licenza? Con paga. Con paga? Lasciate libere 4 colonne in prima pagina domani. Brava, ti terrò libera la prima pagina. Intanto che farai? Colazione. È la prima volta che mi faccio un abito su misura. Date retta a me. Io non voglio aver l'aria di insistere, signor Deed, ma se voi ci darete la procura generale vi eviteremo un mondo di guai. Io sono certo che tutti gli imbroglioni della città vi offriranno i loro servizi. No, per questo se ne sono già presentati molti, e di tutte le razze, venditori, affaristi, mendicanti, e tutti vogliono qualcosa. Non è rimasto un minuto libero per vedere la tomba di Grant. Vedete? Vostro zio invece non era molestato da tutta questa gente. Egli non si preoccupava che di divertirsi, e voi dovreste fare lo stesso, signor Deed. Ah, sì, che voi, oltre ad essere il mio avvocato, vorreste essere anche il mio amministratore. Sì, se volete. E oltre allo stipendio, quanto mi costerebbero gli extra? Oh, gli extra, niente. Oh, ce ne vuole perché gli extra non costino niente. Ah, certo, ma questo è un altro servizio che la ditta Sider e Budington fa gratis. Budington? È strano che non riesca a trovare una rima a Budington. I consiglieri del teatro dell'opera aspettano ancora nel salone, signore, e danno segni di impazienza. Davvero? No, me ne ero scordato. Cosa credete che vorrà? Il vostro zio era presidente del consiglio d'amministrazione e vorranno privi la settimana. Vado io a dir loro che aspettino, che voi scendete subito. Grazie. Oh, avete fatto quel telegramma a Gene Merson, eh? Gene Merson? Sì. Cioè, no, non l'ho mandato, ma l'ho scritto. Ecco qua il testo. Arturo è già da tanti anni in fabbrica. Stop. Crede giusto licenziarlo. Ariosto. Bene, speditelo subito. Non voglio che Arturo venga licenziato. Oh, certo. Noi non licenzieremo Arturo. L'ultimo bambino che mia madre ha tenuto a battesimo è stato Arturo. Sarebbe meglio vi occupaste della nostra faccenda, signor Deed. Eh? Della nostra procura. Oh, sì, lo farò. Ma voglio prima pensarci bene. È stato qui un certo Vinsao pochi momenti fa e anche lui voleva amministrare i miei beni gratis. Io mi domando perché tutta questa brava gente voglia lavorare per niente. Non è naturale. Voglio prima pensarci bene, eh? Ecco fatto. Poi, giovanotto, quando lavorate vi fate pagare, no? Oh, certo. C'è il signor Haller, signore. Avete detto Haller? Non lo fate entrare. E perché no? Chi è? È l'avvocato di una donna che accampa dei diritti sull'eredità. Ditegli che passi da me all'ufficio. Bene. E se accampa dei diritti sarà meglio parlargli subito. Lo ricevo. Ma quello è capace di farvi passare dei guai, caro Deed. Ma come può far passare dei guai a me se non gli ho fatto nulla? Ho già detto che di questa affare bisogna parlarne con me, Haller. Ma io non voglio essere preso in giro da voi né mi impressionano le vostre anni. Signor Deed, io rappresento la signora Sample. La signora Sample? Sì, perché sposata in chiesa da vostro zio e sta dei diritti sull'eredità. Il tribunale deciderà della sua posizione legale. Non credo sia vostro interesse di ricorrere ai tribunali. Siamo d'arbitro voi, signor Deed. Credete che i giudici rimarranno insensibili ad una povera donna che ha sacrificato gli anni migliori ad un vecchio come vostro zio? Come avete detto che l'aveva sposata? Solo in chiesa. Ma qui sta il punto, c'è un bambino. Un bambino? Di mio zio? Sì. Oh, allora è giusto. Bisogna dar soddisfazione a questa povera donna. Ah, sono lieto di constatare che siete un uomo onesto, signor Deed. Se era sua moglie è giusto che abbia l'eredità. Io sono l'intruso e io non voglio un soldo. Non sarebbe meglio andarsene giù. Quei signori dell'opera aspettano voi per intonare l'aria dei passi nella Lucia. Ah, già, non voglio che si impazientiscano aspettandomi, sono persone di riguardo. Beh, dico, non posso presentarmi ecco così, no? Signore. Ah, poi io non conosco nessuno. Dopo, vorrei che veniste con me. E la risposta, signor Deed? Eh? Oh, vogliate scusarmi, vi prego. Ritornerò subito. Ma questi signori dell'opera vengono sempre qui per le riunioni. Ah, strano, perché? I topi corrono dove c'è il formaggio. Se le voci sono vere, Deed è un semplicione. Non credo ci sarà difficile fargli sborsare l'intera somma. Si tratta in fondo di $180.000. So inoltre che il giovinotto ha una debolezza spiccata per la musica. Suona la tuba nella banda. Eccolo. Beh, ora, signori, la prima cosa che discuteremo sarà l'elezione del nuovo presidente del Consiglio. Come postumo omaggio al più grande mecenate dell'opera lirica, il fu signor Sample, propongo che il Consiglio elegga Ariosto Deed alla carica di presidente. Siete d'accordo con me? D'accordo. Per acclamazione? Sì. Nominato. Le mie congratulazioni, presidente. Presidente? Ma sì, certo, hanno eletto voi. Presidente, io. Tanti auguri. Vedete qui, signor Deed. Sarebbe all'ordine del giorno la lettura del rapporto del nostro segretario. Diamolo per lei. Accetto. Tutti d'accordo? Sì. Il rapporto allora è dato per letto. Daremo ora lettura del resoconto del nostro tesoriere. Vogliamo farne a meno? Per me sì. Tutti d'accordo? Sì. Benissimo. Ora, signori, dobbiamo procedere alla lettura. Un momento. Che deve fare il Presidente? Il Presidente presiede la riunione. Questo lo sapevo. Ma se non vi rincrescesse, ascolterei volentieri il resoconto del tesoriere nostro. Io amo i conti. Il bilancio è in deficit di $180.000 per la stagione passata. Un deficit? Ma perché abbiamo perduto tanto? Vedete, signor Deed, l'opera non si fa per guadagnare. Ah, no? E allora che serve? Ma come un'istituzione artistica? Noi possediamo un teatro, vero? Sì. Per dare spettacoli. Specialmente opere. A pagamento, vendendo biglietti, cioè. Diamine. Ma c'è il guadagno? È quasi impossibile, l'opera è passiva. E allora è segno che si danno spettacoli troppo brutti. Qui non è questione di bello o di brutto, ma l'opera è opera. Sarà così. Ma come principio a me non piace stare alla testa di una società che perde sempre denaro. Non avrei buon senso. A proposito, dove prenderemo i $180.000 del deficit? Noi speravamo che fossero rifusi da voi. Ah, da me? Naturale. Scusate signori, ma io non trovo affatto naturale tutto questo. Ehi, I banchieri. Eh sì. E l'automobile dei banchieri. Presto ne avremo una anche noi a Mendrak Pole. Ecco la sirena, sapete. Ah, dunque si diceva. Vedete, signor Deed, l'opera lirica non è come una fabbrica di candele. E perché no? Perché non è mai un affare, ecco tutto. Eh? Per voi non so, ma per me sarebbe certo un pessimo affare se dovessi rispondere proprio di tasca mia allo scherzo dei 180.000 dollari. Se c'è un simile deficit significa che una causa ci deve essere. O l'ingresso costa troppo, o le opere valgono troppo poco, oppure le due cose insieme, non so. Vedete, io voglio fare tanto bene con questo denaro che mi si ribella l'animo di impiegarlo in cose dove non ci vedo chiaro. Questa è la mia decisione per il momento, signori. Arrivederci e grazie di avermi eletto presidente. I sali sono nella cassetta del pronto soccorso. Mi spiace di avervi fatto aspettare. I signori dell'opera sono buffi. Vogliono che sborsio i 180.000 dollari. E allora, signor Deed? No, mi sono rifiutato, naturalmente. No, parlavo della mia cliente. Ah, devo fare qualcosa per quella donna sposata in chiesa. Frac stasera, signore? Frac, ma che idee vi vengono? Farei ridere i polli con quelle falde da cameriere. Non le ho mai messe. Bene. Arrivederci e grazie, signore. Arrivederci. Vuol vestirmi da pinguino. Non vorremmo sembrare attaccati al denaro, signor Deed. Dico, non vorremmo sembrare avidi. Ah, già. Cosa volete fare? Vi sto aiutando, signor Deed. Alzatevi di lì, non voglio che mi si tengano i pantaloni. Ma... alzatevi di lì. Sì, signore. Che idea. Tenermi i pantaloni. La signora Sample ha diritto a 1/3 dell'eredità. E non inginocchiatevi più dinanzi a me, capito? No, signore, no. Scusate, cosa avete detto? Che la signora Sample ha diritto a 1/3 dell'eredità. 1/3, circa 7 milioni di dollari, allora. Ma noi non abbiamo queste pretese eccessive. Io credo che lei si contenterà di 1 milione. Della giornata di transazioni, venite a parlarne al mio ufficio. Da voi non verrò mai. Certo, non dovete andare all'ufficio, non è quello il posto dove dovete andare, ma fuori dalla porta. Ah, faccio un grosso errore. Oh, non lo credo. E non mi piace la vostra faccia perché, secondo me, una persona è poco pulita e losca se chiede 1 milione quando per legge ha diritto a 7 milioni. E mi sorprende che l'avvocato Sider, che si crede tanto furbo, ancora non se ne sia accorto. Aspettate un momento, amico. Il solo vantaggio che ha avuto dalla ricchezza è questo. Quando suono occorre subito la servitù. Un cameriere modello indicherà al signor Haller la porta d'uscita se se la fosse scordata. Non fate dello spirito, non è proprio il caso. Abbiamo in mano delle lettere. Volete indicare al signor Haller da dove si esce? Sì, signore. E sappiate che non credo né alla storia della moglie né alla lettera, mentre invece potrei giurare che voi siete un imbroglione. Bisogna proprio mi congratuli. La pecora ha mangiato il lupo. Magnifico. Con un po' di buon senso. Bisogna che anch'io mi congratuli, signor Deed. Sarà per me facilitato l'incarico di tutelare i vostri affari. Io non vi ho dato nessun incarico, signor Cedar. Non vi conosco ancora abbastanza. Preparate pure la contabilità e al caso io ci potrò dare un'occhiata. Sì, certo, se lo volete. Ma vi preavviso, questo genere di contabilità è molto minuzioso. Se io dovessi annoiarvi, non me ne vorrete. Arrivederci, signor Deed. Arrivederci. Che mano viscida. Beh, allora, per questa sera, che cosa desiderate per distrarvi? Distrarvi? Vostro zio aveva un debole per le belle brune, alte e formose. E voi come le preferite? Bionde, brune, alte, basse, grasse, magre, dure o tenere? Ma di che cosa parlate? Delle donne. Vi piacciono le donne? Oh. Un motto le avrete ai vostri piedi. Avremo tempo dopo. Dopo avremo tempo. Va bene, come volete voi. Però non appena il pastore fischierà richiamo, il cane gli porterà il gregge. Parla di donne come se fossero pecore. Ognuno parla come può, signore. Dimmi, Walter, sono poi vere tutte quelle storie che si raccontano su mio zio? È vero. A volte ne aveva persino 20 in casa contemporaneamente. 20? E che se ne faceva? La mia riservatezza mi ha proibito di approfondire. Ehi, uscite forse? Sì, non posso uscire? No, non dovete uscire senza avvertirci. Voi chi siete? La vostra guardia del corpo. Oh, senti. Sì? Signor Dobbo ha detto che io debbo sorvegliarmi. Questo è molto gentile da parte del signor Dobbo, ma io so che la mia bambinaia fu licenziata. Mi spiace, ma gli ordini sono ordini. È così? Sì, signore. Noi dobbiamo sorvegliarvi mattina e sera. Però sappiamo non avere occhi né orecchie al caso. Oh, divertente. E secondo i gusti. Allora vorreste farmi un piacere prima di uscire? Certo. Lasciaci, penso io. Dite a me. Mentre io aspetto qui, vorreste dare un'occhiata in camera mia? Certamente. Con piacere. Eccolo. Sì, è lui. Dov'è? Pronti con le macchine e seguitemi. Che volete fare? Non ci pensate, seguitemi e fate più fotografie che potete. Si tratterà della solita storia. Quella ragazza è matta. Hai ragione. Siete svenuti? Oh, sì. Mi dispiace. Posso aiutarvi? Oh, no. Sto meglio, grazie. Questa è casa mia e se volete entrare oh, no. Io... Sto molto meglio, grazie. Cosa vi è accaduto? Credo di aver camminato troppo tutto il giorno in cerca di lavoro, ma ora ho trovato. Comincio domani. Siete stato molto gentile. Grazie di cuore. Hai visto quei due salire in taxi? Seguili! Ma c'è, era mia! Presto, presto! Corri! Vi sentite meglio? Siete così gentile, signor Deed, che non so davvero come potrò ringraziarvi. Parlatemi ancora di voi. Ma vi ho già detto tutto quello che avevo da dire. I miei genitori vivono in una piccola città. Io sono qui sola e cerco di guadagnarmi la vita. Oh, ma so fare così poco io. Proprio bello. Grazie. Avete avuto molte disgrazie, vero? Cosa? Oh, niente. Cameriere, non è venuto ancora nessuno? Ah, no, nessuno di importanza. Avvertite quando verranno. Sono anch'io uno scrittore, sapete. Scrivo poesie. E dite, dovete aver avuto un periodo pieno di emozioni qui, vero? Molte riunioni, gli affari, gente di società. Vi piace tutto questo? No. Ma ora ho incontrato voi e mi piace parlare con voi, pensare che vi ho trovata così per caso davanti a casa mia. Il signor Bruffili è entrato ora. Eh? Il poeta? Dov'è? vicino a quella tavola, quello con i capelli in tale e pepe. Hai visto la uscita del mio ultimo libro? Era ora. Sì? Guardate, Bruffili, il poeta. Davvero? Ha avuto anche delle ottime lezioni. Scusatemi. Ariosto Deed, quello che ha ereditato i milioni Campbell, vuole conoscervi. Ah sì, ho letto di lui. Scrive delle poesie sulle cartoline. Allora invitiamolo, ci divertiremo alle sue spalle. È così monotono qui. Dormo di noia. Allora lo chiamo. Bene. Il signor Hermano, il signor Morrow, questo è il signor Deed e la sua fidanzata di Mendrak Pole. Fortunatissima signor Deed. Siete stati gentili ad invitarci al vostro tavolo. Al mio paese non si ha la fortuna di sedere con delle celebrità. Cameriere, servite presto. Sì, davvero il signor Deed. È un poeta. Bevete, bevete. No, no, sono astemio, grazie. No, non bevete, tutti i poeti bevono. Dite, signor Deed, come li concepite i vostri poemi? A noi scrittori interessa sapere come lavorano i colleghi. Ah, voi aspettate l'ispirazione o scrivete i versi di detto? Oh, io non lo so. Il signor Morrow, per esempio, li faccio due piedi. Già. Ed è perciò che i miei editori camminano zoppi. Però i vostri lettori sono entusiasti, signor Morrow. Oh, grazie, grazie. E voi, signor Deed, diteci. Se volete, io li scrivo su ordinazione. Le persone che me li richiedono mi dicono quante strofe vogliono e io le scrivo. Oh, è magnifico. Siete un vero genio. Sì, e quale caratteristica avete quando state creando? Io? Suono la tuba. Io ho suonato l'organetto per 40 anni, ma non mi ha giovato. Non l'avrete mica in tasca, vero, signor Deed? Cosa, la tuba? Oh, no. Un pacco di cartoline con i versi scritti. Oh, no. Ma come? Non portate con voi questi pacchi di cartoline? Oh, che peccato. Ne volevo una con l'autografo. Un minuto, ragazzi. Preghiamo il signor Deed di recitarci una sua poesia. Sì, è un'ottima idea. Solo i poeti sanno recitare bene i loro versi. Diteci il seno di una madre. Quella o l'altra sulla mucca malata. Scusate un momento, signori. Mi avete invitato al vostro tavolo per prendermi in giro, forse? No, ma no. No. Oh, temperamento ne ha. Sì, io ne ho di temperamento. È facile prendersi gioco di uno se non importa fargli male. Come poeta sarete bravo, signor Bruffili, ma come uomo siete un vero villano. Io potrò sembrarvi ridicolo, va bene, ma se per caso veniste voi al mio paese sembrereste subito ridicoli a me, ma non vi riderei sul muso né vi prenderei in giro, perché io sono educato. Può darsi che sia grottesco scrivere versi sulle cartoline, ma c'è molta gente che non la pensa così e poi non so far altro. Ed ora scusate se ce ne andiamo. Ora so che le persone celebri non bisogna mai guardarle da vicino. Oh, si è riscaldato! E vi dirò ancora che se la signorina non fosse qui, vi darei una buona lezione a suon di pugni. Ma permettate pure! Quando è così, comincio subito. Via, prego, signore, Eureka! Stop, wait. Step aside. Say, fella, you neglected me, and I feel very put out. Look, socket right there, will you? Lay one right in the butt, socket hard. That's all right. I've got it off my chest. Oh, listen. The difference between them and me is that I know when I've been a skunk. You take me to the nearest newsstand, and I'll eat a pack of your postcards raw. Yeah, oh, what a magnificent deflation of smugness. Pal, you've added 10 years to my life. A poet with a straight left and a right hook. Delicious. You're my guest from now on, forever and a day, even unto eternity. Well, thanks, but Miss Dawson and I are going out to see the sights. Fine, swell. You've just shown me a sight lovely to behold, and I'd like to reciprocate. Listen, you hop aboard my magic carpet, thanks, and I'll show you sights that you've never seen before. Well, I'd kind of like to see Grant's tomb and the Statue of Liberty. Well, you'll not only see those, but before the evening's half through, you'll be leaning against the leaning tower of Pisa. You'll mount Mount Everest. I'll show you the pyramids and all the little pyramides leaping from Sphinx to Sphinx. Pal, look, how would you like to go on a real old-fashioned binge? Binge? Yeah, I mean the real McCoy. Listen, you play saloon with me, and I'll introduce you to every wit, every nitwit, and every half-wit in New York. We'll go on a twister that'll make Omar, the South philosopher of Persia, look like an anemic on a goat's milk diet. Well, I guess that ought to be fun, huh? Fun? Say, listen, I'll take you on a bender that will live in your memory as a thing of beauty and a joy forever. Boy, Boy, my headpiece. Oh, tempera. Oh, mores. Oh, bacchus. Oh, you're drunk. Oh, you're right. I guess if we go with him, we'll see things, huh? Yeah, I guess we will. La tuba ispira la mia poesia. Questa è una delle sorprendenti dichiarazioni fatte da Ariosto Deed, il nuovo Cincinnato di New York, che si mostrò in pubblico per provare come suo zio, il defunto Sample, dal quale gli ha ereditato 20 milioni, non fosse che un umile dilettante nell'arte di fare le più svariate stravaganze. Cincinnato lui. È magnifico, amore, strabiliante. Ho recitato bene la mia parte, no? Oh, sì. Sono brava nella parte di ingenua. Ma è veramente tanto cretino. Oh, integrale. Con lui si è perduto lo stampo. Cincinnato, gli hai appioppato un nome che le resterà per tutta la vita. Pensa che faccia paradopo quando leggerà. Farete doppia tiratura, è una fortuna per voi. Avete preso molte fotografie? No, anche in camicia da notte. Brava. Stanotte alle 2 il signor Deed ha fermato il traffico per dar da mangiare bombe dolci ad un cavallo. E quando gli fu chiesta la ragione rispose: voleva vedere quante bombe poteva mangiare un cavallo prima di domandare una tazza di caffè. Bello, eh? Cosa è successo dopo? Non lo so, sono scappata a casa a scrivere. Era così ubriaco che non si è accorto di nulla. E speri di rivederla? Forse stasera. Gli telefonerò fra poco. Ora vado a fare colazione. Io sono una stenografa per tutti. Sei un genio, Maud, un genio. E abito con mia sorella, Mabel Dawson. Separo il terreno nel caso che Dobbo facesse delle indagini. Bene, bene, fa così. Anzi, non venire più in redazione. Fingi di essere in licenza, così nessuno saprà da dove arrivano gli articoli. Mi raccomando, però, devi mandarmi un articolo ogni giorno per un mese. Farmi impazzire di rabbia gli altri giornali. Maud, ti darai un pacco. No, no, no. Preferisco il mese di licenza. Lo credo. Pagato, eh? Pagato, va bene, pagato. Signor Deed? Signor Deed? Il padrone deve alzarsi, è tardi. Sei tu, Walter? Sì, signore. Volevo esserne sicura. Se mi è lecito dirlo, signore, ieri notte lei ha preso una solenne sbornia. Sbornia? Ah, ti sbagli, Walter. Volevamo prenderla, ma non ci siamo riusciti. Ah, succede. Oh. Che cos'è? Un'ostrica della Pampas. Ostrica della Pampas? Sì, signore. Fa passare il mal di testa subito. Oh. Ha telefonato Miss Dawson? Miss Dawson? No, non ha telefonato. È una ragazza senza lavoro e non ha voluto che l'aiutassi. Ha dell'orgoglio, mi piace. È bello, certo. Devo ritrovarla per scusarmi. Non ricordo se l'ho accompagnata a casa. Ritengo che il signore non debba ricordarsi di molte cose avvenute ieri sera. Cosa vuoi dire? Io mi ricordo di tutto. So, dammi i miei pantaloni. Devo avere il numero del suo telefono in tasca. Ah, i pantaloni non ci sono, signore. Ieri sera lei è venuto a casa senza. Cosa dici? Anzi, per essere più preciso, quasi nudo. Aveva le sole mutandine. Solamente. Sì. Oh. Ah, non dire sciocchezze, Walter. Non si può andare in giro con le sole mutandine. Arrestano. È quello che fecero due poliziotti. Due poliziotti? E poi lo condussero a casa. Dissero che lei è un altro signore e passeggiavano in quello stato strillando: torniamo alla natura. Gli abiti sono una affronta alla civiltà. Evviva il nudismo. Senti, Walter, se telefona col signor Morrow, digli che non sono in casa. Sarà un grande poeta, ma è un ubriacone. Quella è una compagnia che non mi piace affatto, Walter. Sarà fatta, signore. Oh, a proposito, lei ha... In piedi. Ma come faccio per le pantofole? Va bene. Dica, signore... Mi scusi, signore, ma lei ha poi trovato quel che cercava. Cosa cercavo? Ieri sera lei mi ha perquisito tutte le tasche del vestito dicendo che avevo nascosto lì la rima per Budington. Sarà meglio che tu mi porti un caffè. Bene, signore. Oh, mi scusi, un telegramma per lei. Se il signore permette, vado per il caffè. Avete letto quello che c'è scritto sul giornale? Arturo se ne vuole andare. Arturo? Chi è Arturo? È lo spedizioniere della fabbrica di candele. Vuole $2 di aumento o se ne va. Cosa importa a me di Arturo? Avete letto quello che dicono i giornali? Cosa avete combinato voi? Cosa avete fatto? Dove avete ficato le mie guardie del corpo? Mi hanno detto che l'avete rinchiuso in casa. Già, insistevano per seguirmi. O che cosa deve fare la guardia del corpo? Ma perché mi chiamano Cincinnato? Bastasse Cincinnato. Cincinnato io? Che cosa intendono dire? Io non lo so, ma è fuori dubbio che da stupido mi hanno già battezzato. Ora vado a rompere il muso al direttore del giornale. Siete pazzo! Ricordatevi che non si risolve mai niente con rompere il muso alla gente. Però è la soluzione migliore. Non con loro, credete a me, non con loro. Però se ridono alle mie spalle io li... Sentite, Ariosto, voi siete intelligenti. Tutto andrà bene se rinunciate ai vostri sistemi persuasivi. Voi non dovete parlare a nessuno. Quei cercatori di notizie sono sempre in agguato con voi. Ma Cincinnato non mi va giù. A questo nome penso io, lasciate fare a me. Riuscirò a far tacere i giornali se mi aiuterete. Ma non potrò far nulla se non starete zitto con tutti. Mi promettete di fare quello che dico io, eh? Ma se proprio lo devo fare. Grazie. Se sentite tremare la casa, sono io che parlo col direttore. Dopo ha ragione. Non devo parlare più con nessuno. La signorina Dawson al telefono. Chi, Dawson? Sì, signore. Bene, le parlerò. Dammi il telefono, presto. Sarà l'unica persona con la quale parlerò d'ora in poi. Siete stata molto gentile a farmi da guida. Mi sono divertita. L'acquario era magnifico. Se vivesse a New York vi andrei ogni giorno. Vi piacerebbe? Mi piacerebbe, ma io devo pensare a lavorare. Ehi, bello, cerca di seguire quell'autobus. State tranquilli. Prevedo che stasera non potremo fare neanche una fotografia. Maud dovrebbe sbornarlo un'altra volta. Se mi raccontate, voglio dire, se avete visto nulla che vi abbia interessato. Certo, ho visto voi. Oh. E il consiglio del teatro dell'opera? Ah già, abbiamo avuto un'altra seduta e ho detto che sarei rimasto presidente se... Oh, sono il presidente. Sì, lo so. E io ho dichiarato che bisognava subito ridurre tutte le spese e soprattutto i loro salari che erano troppo salati. Ah. E che hanno detto? Come siete carina stasera. Cosa hanno detto? Eh? Oh, che i salari salati erano volgari parole da salumiera. E cosa faranno ora? Vi pettinate sempre così, eh? Cinderella man run. Don't like get my hooks into that guy. Don't worry, someone's probably taking him for plenty. If they were men, I'd knock their heads together. You seen the papers? Uh-huh. That's what I like about you. You think about a man's feelings. I'd like to go down to that newspaper and punch the fellow in the nose that's writing that stuff. Cinderella Man. I guess pretty soon everybody will be calling me Cinderella Man. Would you like to walk the rest of the way? It's so nice out. Yes. Yeah, let's. Hey, wise guy. He's getting off. Hey, come on, pull up the curb. Up the curb. Oh, come on. Don't you want to see it? Well, feast your eyes, Grant's too. Is that it? Hey, beetle push. The tune. Well, there you are, Grant's too. Hope you're not disappointed. It's wonderful. Most people, it's an awful letdown. Huh? I say to most people, it's a washout. Well, that depends on what they see. Now, what do you see? Me? Oh, I see a small Ohio farm boy becoming a great soldier. I see thousands of marching men. I see General Lee with a broken heart surrendering. And I can see the beginning of a new nation, like Abraham Lincoln said. And I can see that Ohio boy being inaugurated as president. Things like that can only happen in a country like America. Excuse me. Mi spiace, signor Hopler, il signor Cedar non risponde. Scusate. Che succede nell'ufficio del padrone? Che ne so, i 3C e il piccolo D sono lì da più di un'ora. Non voglio far critiche, John, ma oramai mi pare. Sì, che... lo so, è passata una settimana e non abbiamo ancora la procura. Ma tu dicevi. Si fa presto a dire, non posso mica strozzarlo. Ma è ridicolo usare riguardi con un uomo simile. Leggete gli articoli su di lui, il nuovo Cincinnato. Si comporta da idiota. Esattamente quello che stavo dicendo a mia moglie. Dite. Signori Sample, stanno aspettando. Che posso farci io? Che aspettino. Vengono a trovarmi ogni giorno da una settimana. Chi sono? Sono parenti del vecchio Sample. Dicono che è loro diritto avere degli anticipi. Degli anticipi. Dicono che se non ci fosse stato Deed, l'eredità sarebbe stata loro. Spettacolo. E forse hanno ragione. Hanno ragione. Questa è un'idea. I signori Sample? Favoriscano. Oh, fortunato. Abbiamo aspettato. Mi piace tanto avervi fatto attendere. Piacere, signore. Piacere. Non so per quale sbaglio la mia segretaria vi abbia fatto aspettare. Portate delle sedie, prego. Volete un sigaro, signor Sample? Grazie. Ecco Times Square. A buttarsi giù ci si cascherebbe sopra. Perché non provate? Che aria c'è qua su. Siete forse nervoso per quegli articoli che scrivono su voi? Ma non ci faccio più caso. Credo che li lascerò scrivere finché non si stancheranno. Tanto voi non credete a quello che dicono, no? No, lo fanno per vendere più copie dei giornali, sapete. Sì, lo so. Ma non capisco che gusto provino a fare del male alla gente per bene. Ma perché non si cerca di avere un po' più di bontà l'uno verso l'altro? Vogliamo andare? Ah, è composto delizioso. Sì. E per fortuna non ci sono fotografi. Sapete che quando ci siamo conosciuti mi avete detto una cosa che mi ha dato da pensare? Che cosa? Mi avete chiesto se ero una donna nei guai. Oh, questo? Perché? Cosa pensavate? Niente. Avete qualcuno? Sì. Voi siete fidanzati? No. E voi? No. Non siete intraprendente, vero? Oh, no. Perché no? Non lo so. Eppure avete conosciuto tante ragazze da che siete arrivati. Non vi piacciono? Non ne ho incontrata neanche una che mi sia andata a genio. Sembra che qui tutte abbiano il ballo di San Vito, eccetto voi, si capisce. Tutto qui è strano. Qui tutti lavorano e faticano tanto per vivere. Sapete, ieri sera, dopo che vi ho lasciata, mi sono messo a passeggiare ed a guardare i grattacieli, pensando a quello che ha detto Toro. Hanno creato grandi palazzi, ma non hanno saputo creare persone degne di abitarli. Preferisco il mio paesetto. Anch'io sono nato in un piccolo paese. Davvero? Forse più piccolo di quello vostro. Parlatemene un po'. Oh, è un caro piccolo paese, con una fila di figli lungo la strada maestra. Profuma tutto come se fosse uscito dal bagno. Ho tanta nostalgia di ritornarci. Sì? Sì. Ci ho passato le mie più belle ore di bambina. Mi piaceva tanto andare a pescare con mio padre. Sapete che mio padre rassomigliava un poco a voi e parlava anche come voi. Molte volte mi faceva tenere la lenza mentre egli fumava e restava lì per ore ed ore. Poi tutto d'un tratto mi alzavo, lo baciavo e lui mi prendeva sulle sue ginocchia. Egli non parlava molto, ma una volta, ricordo, mi disse: sorridi alla vita e se piangi non ti far vedere. Lo avrei conosciuto molto volentieri. He played in the down band, too. He did? I played the tuba. Yeah, I know. Oh, well, what did he play? The drums. He taught me to play some. He did? Mm-hmm. I can do Swanee River. Would you like to hear me? Sure. You could do better. Sure. I can sing Humoresque. Humoresque? I bet you don't even know how it goes. Sure. Look, you sing it over again, and I'll do Humoresque with it. You better be good. I wonder if they want to make it a quartet. Shh. Ready? Yeah. There's where the old folks stay. All the world proprio che li veda. Aspettatemi. Sembra che la giornata non prometta male. Buongiorno, cosa volete? Capitano Deed, occhiere volontario di Mendrak Pole. Capitano? Ragazzi, vi presento il capitano. Capitano? Nulla. Cos'hai, Maud? Qualche dispiacere? No, nulla. Sento che in te c'è qualche cosa che non va e non mi sbaglio. Non dire sciocchezze. Non hai scritto molto, eh? Un'ora fa eri ancora lì. Tu sbrigati che andiamo da Joe, ci aspettano da un pezzo. Non so più scrivere, Mabel. Non so capire che cos'ho. Ah ah. Pronto? Sì, è qui. Chi è? Oh, sì! Sì, un momento. È lui. Come si chiama? Il nuovo Cincinnato. Sì, quello che tu hai chiamato Cincinnato. Pronto? Non posso dormire, volevo sentire la vostra voce. Vi dispiace? No, affatto. Neanch'io posso dormire. Volevo ringraziarvi di nuovo per essere uscita con me. Eh? Oh, ora non so più cosa fare senza voi. Voi mi avete risollevato lo spirito. Grazie. Siete molto gentili, grazie. Sapete che ho fatto appena tornato a casa? Ho scritto una poesia. Sì, su di voi. Sapete, a volte quando non so come dire una cosa, allora la scrivo. Mi piacerebbe molto leggerla. Forse sarà pronta per quando vi rivedrò, cioè presto. Ah, così va bene, Maud. Buonanotte. Buonanotte. Mabel, quell'uomo o è l'essere più stupido, più imbecille, più idiota del mondo, o è l'anima più bella che esista sulla terra. Io non so più giudicarlo. Ah! E lo metto in croce. C'è stato qualcuno più buono di lui. Ma perché? Perché faccio questo? Ma per la tua carriera di giornalista. Sì, e con ciò? Con ciò? Parlo a te o al muro? Meglio un uomo onesto, forte. Voi non l'avete mai capito. Sai che cosa mi ha detto stasera? Che quando prenderà moglie porterà la sua sposa sulle braccia fino alla soglia della casa. Allora è cretino. Credi? Anch'io lo credevo, volevo ridere di lui, ma ora non so più, mi si chiude la gola. Oh, su, finiscila. Mi ricordi il mio povero Celli. È molto buono, Mabel. Sai che sia la bontà, eh? Che tu non lo sai più, l'hai dimenticato. Siamo troppo affannati a voler vivere per poterci ricordare che al mondo c'è anche la bontà. Mi perdoni, signore. Mi perdoni. La signora Pomponi è al telefono. Sì? La signora Pomponi. Essa dice che attende il signore per il ricevimento. Come ti permetti di disturbarmi mentre suono? Il telefono, signore. Fuori. Ah. Andate al diavolo tu e lei. Il telefono. Fuori. It's an echo, sir. You try it. Me, sir? Yeah. Louder. You try it. Me, sir? Louder. You try it. All together. Let that be a lesson to you. Go back to your rooms, both of you. Dov'è il nuovo Cincinnato? State, qui può sentire. Ma tanto credo che non si ottenderebbe, sa? Non ti pare, signora? È vero che crede alla Befana? Gli ha portato 20 milioni. All conscious neighbors ready for the Cinderella man? You go back. Don't be back. With $20 million, he doesn't have to have looks. He won't have it long with that Pomponi woman hanging around him. Ma è vero che non può pensare se non soffia nella tuba. Sei una stupida, Maud. Non voglio assolutamente rivederla. Fuggire non è una soluzione. Che gli devo dire se viene? Digli che sono dovuta andar via. E sono andata in Cina, al polo. Ti comporti come una scolaretta. Che vuoi che faccia? Prima o poi verrà a sapere che tutto il male gliel'ho causato io, no? E non voglio dargli questo dolore. Ehi, ma dove sono gli altri? Andiamo, Maud, l'artiglieria è pronta. I due cretini sono di nuovo qui. Oh, sei stata al giornale oggi, Maud? Sì, Mac ha buttato fuori dopo. Oh, com'era, furibondo. Ora non si beve. No, solo un bicchierino e poi saremo pronti a sparare. Stasera non usciremo. Ma non avevi appuntamento con lui? È rimandato perché da una festa a casa sua. No. Di che le piglia ora? E chi la capisce? È una sciarada. Ora andate via e prendete con voi le macchine. Come sarebbe? Il metterci alla porta è un'abitudine qui. È in casa, Maud. Sono Ariosto Deed. Oh, sì, certo. Ariosto Deed. Entrate. Prego. Voi siete me, bella sorella, vero? Ah? Oh, sì, certo, sua sorella. Sì, sono sua sorella di latte. È in casa? Sì. Chi? Maud, è in casa. Oh, Maud? Oh, sì, certo. Non so se sia in casa o no, sì. Oh, eccola, vedete, era in casa. Buonasera. Buonasera, Maud. Io vi ho aspettato nel parco per più di un'ora, ma voi mi avete dimenticato. Non credevo che veniste, con la festa che avevate. Oh, siccome preferivo venire da voi, ho buttato fuori tutti gli invitati. Buttati fuori? Fuori con violenza? Già, mi davano i nervi e io li ho buttati fuori. Domani certo ne parleranno i giornali. E così rideranno un altro poco di me. Ah, ma adesso però non me ne importa più niente. Vogliamo fare una passeggiata? Sì, e se non è troppo tardi. Prendo il cappello. Bella giornata, eh? E che bella serata anche. Sì, bella. Abbiamo avuto una bella stagione. È la serata adatta per fare una bella passeggiata? Oh, sì, è proprio adatta per una passeggiata. Se non si guasta. Pronti? Sì. Più vi guardo e più siete belle. Grazie. Buonanotte. E non temete, non la terrò fuori molto. E va bene. Buonanotte. Andate via. No, dobbiamo fare una fotografia. Non vuole più fotografie. Niente fotografie. Vi ringrazio di essere venuta con me in moto. Avevo bisogno di parlarvi. Ora camminiamo, eh? Va bene. Io ritorno al paese. Ah, sì? Quando? Oh, fra un paio di giorni, credo. Non vi do torto. Un uomo deve immediatamente capire qual è il suo ambiente. E questo non è il mio. Io ho creduto di poter fare del bene, ma mi sono saltati tutti addosso e me l'hanno impedito. Forse lo farò quando sarò tornato a casa. Vi annoio se vi parlo? È meglio che non badiate a quello che dico. No, non mi annoio. Ho desiderato sempre avere qualcuno a cui parlare. Al mio paese parlavo con una ragazza. Una ragazza? Oh sì, ma immaginaria. Mi figuravo di andare per un bosco e di tenerla sempre stretta accanto a me per parlarle. Le facevo vedere i miei alberi, i fiori preferiti. Mi sembrava stupido, ma mi dava tanta gioia. E era bella. Non me la sono sposata perché era soltanto un'immagine. Sapete, mia madre e mio padre erano una bella coppia ed io mi ero illuso di poter fare come loro. Avevo sempre sperato che un giorno quella ragazza immaginaria potesse diventare realtà. Oh, Eccoci qui di nuovo. Sì, eccoci qui di nuovo. Buonanotte. Buonanotte. Maud, io... Scusate. Addio, caro. Fuggite da questa gente che vi fa del male, ma non lo potrà più. Siete troppo buono. Ritornate al vostro paese. Là è il vostro ambiente. Addio. Maud. Sapete, quella poesia di cui vi ho parlato è già finita. Volete leggerla? È per voi. Sì, certo. Ma non dovete dirmi nulla, eh? Dovrete dirmi domani quel che ne pensate. Per tanti anni ho sognato di trovare un tesoro che avesse gli occhi azzurri ed i capelli d'oro, che mi bruciasse l'anima con la luce del sole, che dicesse al mio cuore quel che il mio cuore vuole. Ho tanto atteso e al fine il sogno si è avverato. Maud, sei tu, quell'angelo sempre da me sognato. Sei tu la sola, l'unica. Sei tu che io voglio e bramo. Sei tu la prima e l'ultima a cui sussurro t'amo. Oh mio caro. No, non mi dir nulla ora. Aspetterò fino a domani, mi basterà una parola. Che siete abbattuto? Basta, Maud, basta. Ma perché te ne vuoi andare? Vuoi piantarmi proprio sul più bello? Cosa ti preoccupa, eh? Ieri sera lui mi ha proposto... Proposto cosa? Ti ha proposto forse di sposarti? Sì. Ah, ma questa è grossa. Cincinnato che sposa la vestale, che articolo! Una parola e metto la dinamite sotto le macchine. Scusa, Maud, scusa. Mi sono lasciato trasportare. Peccato, però. Che articolo avrei fatto. Così ti ha proprio detto? Ah, è grande. Sei stata il pifero di montagna. Già, ma lui suona la tuba. Dì, non ti sarai mica innamorato di qualcosa? Ah, questa poi. Oh, è doloroso, amore. E che intendi fare? Dirgli la verità. Che sei Maud Bennett? Che sei stata tu a conciarlo così? Mi ha invitata a colazione. Vuole la mia risposta. Oggi gli dirò tutto. Sei pazza, non devi far questo. Probabilmente mi butterà giù dalle scale. Mi merita solo questo. Ti darò un altro incarico e così non lo vedrai più, eh? Devo vederlo. Ah, sei a questo punto. Sono stata io a fare il male. Devo scontarlo. Però ero stata brava, Mac. Ma ora è finita. Tutto pronto? Tutto pronto, signore. Oro, eh? Sì, signore. Ah. 18 carati? Sì, signore. Oh, sei sicuro che sia oro? Oh, sì, signore. Quei fiori sono troppo alti. Crede? Non potrò vederla così. Un altro vaso. Un vaso più basso. Subito. Hai preso quella roba? Che roba? Sì, quella roba che sa di sapone. Oh, sì, signore. Senti, il fegato d'oca? Già. Benissimo, ma molto perché le piace. Sì, signore. Questa l'hai azzeccata. Bene. Siedili. Io? Sì. Sei troppo alto, scivola un po' giù. Scivola. Ora in avanti. Va bene. Perfetto. Perfetto. Buona fortuna. Grazie. E ora non tocchiamo niente, lasciamo tutto così come sta. Sì, sì. Walter! 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 Dove sei? Cosa c'è, signore? È accaduto qualcosa? È accaduto, devo vestirmi, non posso riceverla così, no? Ma non verrà che fra un'ora, signore? Ah, un'ora? Che cos'è un'ora? Tu sai che il tempo vola, Walter. La cravatta, signore. Eccola qui, signore. È proprio come sospettavo, è stato un trucco. Mi hanno fatto passare da stupido, ma quel che è peggio, fate diventare stupido anche me voi. Puoi dire al signore che non sono in casa? Maud Dawson, eh? Ma che Maud Dawson? Quella strega vi ha preso in giro, tutta New York ride e continuerà a ridere di voi. Quella è la più furba, la più insinuante e imbrogliona. Vada come parli, eh? Picchiate pure, picchiate, caro, ma leggete qui prima. Quella è la più furba fra i cronisti. Ogni volta che aprivate bocca scriveva subito un articolo su voi. È lei che vi ha affidato il soprannome di Cincinnato. Avete fatto l'amore per una doppia dose di cianuro, basta. Oh, senti, Mo, non posso lasciarti andare. Tu non mi farai quest'affronto, vero? Ecco, Mac, qui ci sono i nomi di tutti i primi camerieri della città. Puoi comprare da loro tutte le novità scandalistiche del giorno a Pomponi. Ho visto altri far come te, ma sono sempre tornati all'ovile. Pronto? Sì? Un momento. È per te. A giorni avrai tale una nostalgia che la poterai gratis. Pronto? Va bene. Un momento. Pronto, Mo? Oh, sono io, caro. Sei stata tu che hai scritto quegli articoli su di me? Ma... ora vengo da te, sono lì fra pochi minuti. Ah, senti, sì, sono stata io, ma stavo per venire da te e spiegarti. Senti, caro, aspetta un momento, ti prego. Senti. Mi scusi, ma devo servire il vermouth prima del fegato. Mi scusi, signore. Se avessi pensato che la prendevate così, non avrei mai parlato. Mi spiace. Fa le mie valigie, Walter. Torno a casa. Sì, signore. Ma non potete fuggire via così. Dove va a finire l'eredità? Ce la prenda chi vuole. Scusate, che cosa volete? Voglio vedere il signor Deed. Ma non è possibile. Lasciatemi, vi prego. Voglio vedere il signor Deed, vi prego. So che a cuore, mi capirà, ragazzi. Non è per me. Non è per me. È per i miei figli. Cosa volete? Voglio vedere il signor Deed. I just want to get a look at him. There you are. I just wanted to see what kind of a man you were. I just wanted to see what a man looked like that could spend thousands of dollars on a party while people around him were hungry. The Cinderella man, huh? Did you ever stop to think how many families could have been fed on the money you pay out to get on the front pages? Hey, let him alone! Let him alone! You know what's good for you? You'll let me get this off my chest. How did you feel feeding donuts to a horse? Got a kick out of it, huh? Got a big laugh. Did you ever think of feeding donuts to human beings? No! Shall I call the police, sir? No. What do you want? Yeah, that's all that's worrying you. What do I want? A chance to feed a wife and kids. I'm a farmer. A job. That's what I want. Farmer, huh? You're a moocher. That's what you are. I wouldn't believe you or anybody else on a stack of Bibles. You're a moocher like all the rest of them around here, so get out of here. Sure, everybody's a moocher to you. A mongrel dog eating out of a garbage pail is a moocher to you. This one's green. Stay where you are, young fellow. Get over there. You're about to get some more publicity, Mr. Deed. You're about to get on the front page again. See how you're going to like it this time. See what good your money's going to do when you're 6 feet underground. You never thought of that, did you? No. All you ever thought of was pinching pennies. You money-grabbing dick. You never gave a thought to all of those starving people standing in the bread lines, not knowing where the next meal was coming from. Not able to feed their wife and kids. Not able to. way. I didn't hurt nobody. Excuse me. Crazy. You get all kinds of crazy ideas. Sorry. Didn't know what I was doing. Losing your farm after 20 years' work. Seeing your kids go hungry. Game little wife saying everything's going to be all right. Standing there in the bread lines. Cured me to take a hand out. I ain't used to it. Go ahead and do what you want with me, mister. Yes. I'm at the end of my rope. Posso portarmi un po' a casa. Sì, signore. Bambini? No, niente bambini. Male, fateli. Siete assunto da sua. Guardate questa tavola laggiù, vi daranno istruzioni. Vi ringrazio tanto. Next, please. How many does that make? You've okayed 819. Is that all? That's all. It's going awfully slow. We need 1,100 more. Hello? Yes. Yeah. The water development seems okay. I don't like the road layout yet. Come up tonight about 10 and bring the maps. Right. Here's the order for the plows. We got a good price on them. That's fine, thanks. I'll look them over later. Well, Mr. Deeds, my wife wanted me to tell you she prays for you every night. Right. Well, thanks. Sotto chi tocca? Come ti chiami? Giorgio Ranchi, signore. No, no, non compro maiali io. Cosa? I maiali li vendo, non ho fatto altro nella mia vita. C'è poco tempo da perdere, mi ha già chiesto di dargli tutte le consegne. Dobbiamo agire subito prima che riesca a toccare un soldo. Oh, vedete, lo sapevo che si poteva fare qualche cosa. Firma, caro. Ci troveremo nei guai. Oh, non fare storie. Si tratta di milioni e voi siete gli unici parenti in vita. Che c'è? Sei d'accordo con l'avvocato Cedar se vinciamo? Vedete, io avrò molte spese, dovrò ricorrere a qualche persona importante. La mia linea di condotta è già tracciata, l'ho elaborata con notti e notti di studio. Firmate subito e così potremo mettere a giudizio quell'uomo. Beh, firma. Firma. Charlie, andiamo. Le carte sono pronte? Pronte. Va bene, andiamo. Charlie, cerca di sapere chi è la persona che ha scritto quegli articoli e citala subito. Come vi chiamate? Cristiano Svinson. Oh. Contadino? Sì, signore. Dove lavorate? A Sud Dakota Nord. Sud Dakota Nord? A Sud Dakota, ma in alto. Ah, tanto per saperlo, non si mangia oggi. Non ho fame. Prima voglio finire così posso tornare a casa. Ma via, intendete forse da ammazzarvi. Non siete uscito da 2 settimane. Beh, sarà meglio che mangi qualcosa. Mi dispiace aspettarmi un minuto. Oh, prego, prego. Se volete dividere un boccone con me, ho qualche cosa qui. Ah, grazie. Già fatto, dopo. Buono. Dopo. Colazione per tutti. Eh? Ma lì fuori saranno in 2000. Non per questo avranno meno fame. Va bene, è arrivata la Befana. 2000 colazioni. Veramente generoso. Fatele fuori. Adesso tu dovreste ringraziarlo. Di qualche cosa, lo fa, coraggio, ringrazialo. Mi fa per paura. Avanti. Mi ha detto. I compagni vogliono che io parli. Vogliono che vi dica... Continuo. Insomma, io devo dirvi che voi siete magnifico. Ve lo dico col cuore. Io non so parlare. Noi siamo tutti poveri, ma quando si trova un uomo come voi ti ritorna un poco di speranza. Marco. A lui. Siete voi Ariosto Deed? Sì. Siamo agenti di polizia, dovete venire con noi. Cosa? Dobbiamo arrestarvi, su, venite con noi. Che succede? Cosa volete voi altri? Niente di speciale, devo prenderli in custodia per insanità mentale. Insanità? Chi è che dice che è pazzo? Il querelante è un parente del fu Martin Sample. L'accusa dice che il signor Deed è pazzo e perciò incapace di amministrare. Ah, questo è un bel trucco per portargli via i milioni, eh? E dove volete condurlo? Al manicomio. Oh, solo per qualche giorno, la causa si farà subito. Questa è nuova. Perché faccio della beneficenza ai poveri sono preso per pazzo. È magnifica. Solo questo ci mancava. Su, andiamo. Un minuto, senza fretta. Chiameremo un avvocato. Chiamerò Sider. È buono quello. Per la verità, io sono dell'ufficio del signor Sider e so che rappresenta il querelante. Su, andiamo. Non perdiamo tempo. Sì, vengo. Ah, ma tenete giù le mani voi, eh? Fate largo. Fate passare. Largo. Sì, molta gente è venuta a cercarlo. Sì, signore, non lo farò. Ma che fate, signora? Oh, siete ancora voi. Oh, vi prego, io devo vederlo. Signora, vi dico per l'ultima volta che è lui che non vuol vedere più nessuno. Ma volete dirgli almeno il mio nome? Si è detto fra noi da che è qua dentro sta calmissimo, ma se gli dico il vostro nome diventa furioso. Che pensate di fare? Che vi caschi la mano dal cielo? Vi hanno combinato il più bel imbroglio che si potesse immaginare. Lasciate almeno che chiami un avvocato. Non potete andare in tribunale senza essere preparato a difendervi. Cedar è una volpe. Con le prove che sarà riuscito a scavar fuori lui, siete fritto. Sentite, amico, io so il vostro male. Anch'io una volta sono stato ingannato da una bella donna. Mi venne il cardiopalma, ma poi seppe risollevarmi. Su, via. Non dovete abbattervi così. Sapete quello che vogliono fare? Vogliono provare che voi siete un pazzo. Se vincono vi rinchiudono in manicomio. Se possono far nascere un solo sospetto, siete rovinato. Dovete reagire. Andiamo, sedete, aspettate lì. Oh, signor Dopo. Cornelio, sentite, io devo vederlo, devo parlargli. Non vi bastano i guai che gli avete combinato? Ma ora bisogna aiutarlo. Non può lottare solo contro Cedar. Sentite, Cornelio, ho girato tutta la città. Ho parlato con tutti, ho Mac con me il suo giornale a disposizione. Posso avere Livingstone. Con un avvocato come Livingstone si può fare molto. Perdete il vostro tempo, non vuole avvocati. Si è abbattuto talmente che non chiede aiuto da nessuno. È tutta colpa vostra. Era il miglior uomo che esisteva su questa terra. Voi l'avete messo in croce per le vostre manie di cronista. Ma avete rovinato. Ora mi pare che basti. Grazie. Grazie. Sider mi ha mandato a chiamare poco fa. Vorrà fare un accordo. Dì, andate da lui. Signore in piedi, la Corte Suprema dello Stato di New York, Contea di New York, seduta straordinaria, Corte numero 9, ora in sessione. Seduti. La Corte desidera avvertire i presenti che non tollererà alcun disturbo. Si tratterà la causa sull'insanità mentale di Ariosto Deed. Siete rappresentato da un avvocato, signor Deed? Mi ha detto proprio lui. Mi si dice che non avete avvocato, signor Deed. Anzi, che volete rinunciare completamente a difendervi. Se aveste cambiato idea, l'udienza potrebbe essere rimandata. Si proceda. Parlo nell'interesse del mio cliente, quell'altro parente ancor vivo del fu Matthew Sample. Noi non possiamo permettere che una simile fortuna sia amministrata da una persona la cui incapacità e anormalità saranno ora provate dinanzi al tribunale. Ho qui davanti a me una serie di articoli, scritti da una cronista, che è stata la testimone della sua condotta qui in questa città. Essa ci narra come nel mezzo di una normale conversazione egli cominci d'un tratto a suonare la tuba. Ci narra anche della sua improvvisa aggressione contro un gruppo di nostri scrittori. Io stesso, per non seguire le sue follie e per il timore di simili pazzesche aggressioni, ho rifiutato più volte di rappresentarlo come procuratore. Questa cronista che abbiamo citato qui come testimone ci racconta come egli riuscisse a fermare il traffico per dare dolci ad un cavallo. Abbiamo le fotografie che documentano l'accaduto. Una di queste ce lo mostra che salta su un'automobile dei pompieri. Tutto ciò delinea la figura mentale di quest'uomo, al quale non possono essere affidati $20 milioni da amministrare. La scrittrice di questi articoli, la cui intelligenza è messa fuori dubbio nel mondo giornalistico, volle chiamarlo, con evidente ironia, col nome del grande Cincinnato. Abbiamo qui testimoni di Mendrak Pole, la sua città natale, che ci racconteranno come la condotta di quest'uomo comprovi che la sua insanità mentale non è né recente né temporanea. Altri vi narreranno del suo strano modo di comportarsi, quando invitate a casa le più grandi personalità del mondo lirico, d'un tratto ebbe a buttarle fuori dalla porta. Sì, è vero, c'ero anch'io. È di ieri, quanto accadde al sanatorio dove stava in osservazione. Non solo si rifiutò di essere visitato da eminenti psichiatri dello Stato, ma li aggredì con violenza. È vero, ma il fatto più grave poi è stato quello di essersi messo a fare della beneficenza, che io chiamerei da megalomane o da pazzo. The prolongation of such a weird, fantastic, and impractical plan as contemplated by the defendant is capable of fomenting a disturbance from which the country may not soon recover. It is our duty to stop it. Our government is fully aware of its difficulties. It can pull itself out of its economic rut without the assistance of Mr. Deeds or any other crackpot. Il suo modo di agire quindi deve essere giudicato da voi come quello di un malato di mania di grandezza che è preso dall'ossessione di fare il pubblico benefattore. Eccellenza ci consenta di chiamare il nostro primo teste la signorina Louise Maud Bennett. Signorina Bennett, venite avanti. Alzate la mano destra. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, così che Dio vi aiuti? Lo giuro. Dite il vostro nome. Louise Bennett. Sedete pure. Signorina Bennett, siete impiegata al Morning Mail. Vi prego di fare attenzione a me. Eccellenza, tutto questo è ridicolo. Rispondete alla domanda. Questa commedia è ridicola. Posso asserire che quell'uomo è sano quanto voi. Questo è un oltraggio. Ma questo è tutto un imbroglio. Stanno cercando di farlo interdire per portargli via l'eredità. Signorina, se usate parole simili vi faccio arrestare per oltraggio. A noi non interessa la vostra opinione in merito alla causa. Siete qui per testimoniare. Sedete e rispondete alle domande. Si proceda. Grazie. Siete impiegata al Morning Mail? No. Siete sotto giuramento, rispondete, signorina. Siete impiegata al Morning Mail? No, ho dato le dimissioni. Ma prima delle dimissioni eravate impiegata al Morning Mail? Sì. Avevate l'incarico di scrivere articoli di cronaca su Ariosto Deed? Sì. E voi, signorina, ne avete scritto un'intera serie? Sì. Sono questi gli articoli? Sì. Eravate presente ai fatti qui raccontati? Sì. Sono veri? No. Ma i fatti sono questi. Sono stati esagerati per farla apparire stupida. C'eravate quando accaddero? Sì, ma... Ma questo è tutto. No, non è tutto. È tutto. Io vorrei spiegare che... Chiedo che gli articoli siano legati a questo. Io me ne vado, ma che udienza è questa? Ma perché anche voi volete rovinare quest'uomo? Se egli non vuole difendersi, qualcuno dovrà pur farlo, no? Bene, prego. Ho diritto di essere udita. Sono stata presente a dozzine di cause simili e so bene con mio diritto poter parlare. Tutti hanno il diritto di essere uditi. La mia opinione vale quanto quella di un professore. Io conosco l'idea meglio di loro. Miss Bennet, se avete finito vorrei informarvi che se continuate su questo tono sarò costretto a mettervi agli arresti. Io sono pronto ad ascoltare chiunque, ma voglio che ciò sia fatto con calma e ordine. Ritornerete quando avrete più rispetto per questa corte. Per ora tornate al vostro posto e cercate di calmarvi. Da questa parte signorina. Signori, silenzio. Signor Deed, avete nulla da dire che riguardi questi articoli? Signor Deed. Signor Deed. Iscriveteli come prova A. Sì, eccellenza. Si proceda. Sono timide, hanno chiesto di stare assieme. Per il tribunale ne farò testimoniare una sola. Sì, sì, avanti. Come vi chiamate, prego? Jane Faulkner. Questa è mia sorella Annie. Sì, Annie. Rivolgerò la mia domanda a voi, signorina Jane. Risponderete per tutte e due. Conoscete l'accusato, signor Ariosto Deed? Oh sì, sì, certo che lo conosciamo. Da molto tempo? Da quando è nato. Sì, conosciamo anche la sua levatrice. Nacque di 7 mesi. Grazie, grazie. Questo è utile. Lo vedevate spesso? Quasi tutti i giorni, anche 2 volte al giorno. Che facciamo, un duetto? Rispondete solo voi, signorina Jane. Vorreste dirci quello che pensano al paese di Ariosto Deed? Pensano che picchiatello. Sì, picchiatello. Che cos'è? Cosa avete detto che è? Picchiatello. Questa parola ci riesce un po' strana, signorina Jane. Potete dire alla corte esattamente cosa significa? Lo spiego io, eccellenza. In gergo, picchiatello, nel nostro paese, si dice a quelli che hanno avuto il cervello picchiato da qualche cosa, da un colpo di sole, dalla meningite. Insomma, si dice di chi ha il cervello malato. Oh. È così? Ora ditemi, perché tutti lo giudicano picchiatello? Fa forse delle stranezze? Gira sotto la pioggia senza cappello e parla da solo. Molte volte fischia e canta. C'è altro? Recentemente le ha date a un giovinotto. Ma tante! E perché? E chi lo sa, così? Secondo la luna. Noi scappiamo sempre dentro casa se lo vediamo. Non si sa mai cosa farà. E certo picchiatello. Oh sì, picchiatello davvero. Va bene, signore, vadano pure. Essi gridavano, evviva il nudismo, evviva il nudismo! Vidi che erano soltanto brilli e li condussi subito a casa. Ma a me non è sembrato un pazzo. Sono cameriere, voleva che gli indicassi gli scrittori celebri. L'avessi mai fatto? Mentre tornavo dalla cucina, te lo vedo che menava botte quei signori. Non credevo che fosse un uomo così violento. He threw us out bodily, but bodily! Eravamo le sue guardie private e lui così per scherzo un bel giorno ci rinchiuse, capite? Se si viene a sapere questo la nostra carriera è rovinata, capite? Io e il mio compagno lasciamo perdere quel patto. È mia la cavalla Clara, signore, era una bestia d'oro. E quando quest'uomo cominciò a darle da mangiare i dolci, io gli dissi, badate bene a quello che fate, volete rovinarla? Infatti ora, non appena vedo un pasticcere non riesco più a mandarla avanti. Ed ora, eccellenza, se la corte lo permette, vorrei chiamare il dottor Emil Haller. Egli sarà così gentile da darci la sua opinione. Il dottor von Haller, come sapete, è il più eminente psichiatra austriaco, un'autorità in materia. Trovandosi nel nostro paese per un giro di conferenze, ha gentilmente aderito alla mia richiesta. Dottor von Haller. Dottor von Haller. Giurate di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità, così che Dio vi aiuti? Giuro. Dite il vostro nome. Emil von Haller. Sedete pure. Dottor von Haller, volete dire alla Corte la vostra opinione sull'argomento? È un fenomeno di forte depressione maniaca. In casi simili, a volte, passano molti anni prima che i sintomi della malattia si manifestino chiari. Vi ricordate, dottor Postic, nel mio ultimo libro sono citati esempi precisi. Specie quello del giovane arabo, ricordate? Ah sì, certamente, professore. Molto interessante. Somiglia a questo caso, non è vero? Già. Individuarli è difficile, però, perché il loro umore cambia spesso in modo del tutto subitaneo. Eccellenza, potrei dimostrarlo là sul mio grafico? Certamente. Qui in fondo c'è lo stato dei depressi, melanconici, incapaci di convivenza, che spesso diventano violenti. Da questo umore, la depressione maniaca può cambiare gradatamente fino ad arrivare ad un altro stadio, allo stadio della lucidità. Essi sono quasi del tutto normali, e molte volte anche più di noi. Ma l'umore può ricambiare, per arrivare allo stadio della forte esaltazione dell'immaginazione. Per loro il mondo è bello, e ne sono così felici, così esultanti, che, come si dice, vi darebbero anche la camicia che hanno addosso. E questi sintomi sono palesi nel signor Deed? I sintomi sono ovvi. Quando egli è qui, in cima all'onda, non dimostra forse amore ed affetto verso tutti i suoi simili. Li vuole infatti vicino a sé, ed ha per questo una grande festa. Ma nel frattempo l'umore ha un cambiamento, e cade fino in fondo all'onda, nella depressione, nella malinconia, sicché arrivati i suoi ospiti li butta fuori di casa, e si sono ora i suoi nemici immaginari. Altri esempi di forte esaltazione egli ci dà quando suona la tuba, quando scrive le poesie, quando corre dietro ai pompieri o sogna di aiutare l'umanità. E particolarmente in questo il suo controllo si è così attutito da farlo mancare dell'istinto di preservare se stesso. Ah, quest'uomo è maniaco. Eccellenza, è il vero tipico caso del depresso maniaco. Grazie infinite, dottor von Haller. Eccellenza, una pausa. Che volete fare? Cosa aspettate? Che vi taglino a fette? È fatto. Signor Deed, prima che la Corte prenda una decisione, avete nulla da dire in vostra difesa? Su, via, non siate ostinato. Secondo me ci sarei di interrogarlo. No, credo sia meglio interrogarlo. Vediamo ancora. Vabbè. Signor Deed, dopo di aver udite le testimonianze non confutate e considerate le opinioni dei medici, la Corte ritiene consigliabile per la vostra stessa salvezza di internarvi in una casa di cura, come vuole la legge. Voi avete bisogno di cure mediche, signor Deed, e forse per molto tempo. No, non dovete internarlo, dovete farlo parlare. Eccellenza, mio povero. Scusami, so quello che ho fatto, so quanto sia stato orribile. Non mi importa niente se non mi vorrai più vedere, ma... Signorina Bennett, vi prego! Non avete detto che potevo parlare? Che lo avrei potuto se fossi stata calma, sono calma. Fatemi tornare al banco dei testimoni. Bisogna convincerlo a difendersi prima che maniate la vostra sentenza. Va bene, andate al banco. Oh, grazie. Quanto essa dirà non ha pertinenza alla causa e mi oppongo. Io solo so perché non si difende, quanto dirò avrà pertinenza la causa. È così perché, da quando è arrivato, non ha conosciuto che gente cattiva, cominciando da me. È stata la vittima di tutti i più grandi imbroglioni della città. I giornali lo hanno bersagliato, presi in giro col loro stupido umorismo. Io fui la più molesta. Penetrai nella sua vita per conoscere tutto di lui. E sapete perché non parla più? Perché di ogni sua parola se ne è alzerato il senso per farla passare per un imbecille. Colpa mia anche questa, di ogni sua frase, di ogni suo gesto. Me ne servivo per sorridere il pubblico. Eccellenza, questo è assurdo. Sì, quegli articoli li ho scritti io e lo confesso per interesse, per un mese di licenza. Ma non li scrissi più non appena potei conoscere il fondo dell'animo suo, quando potei capire chi era. Egli è un uomo che non può adattarsi al nostro cinico modo di vivere, perché è onesto, sincero e buono. Se lui è pazzo, eccellenza, per noi allora ci vuole la camicia di forza. Eccellenza, è assurdo, è chiaro che questa donna ne è innamorata. Che cosa c'entra questo? Siete o non siete innamorata di lui? Che cosa c'entra questo? Lo siete, dite? Sì! Eccellenza, la testimonianza di questa donna è nulla. È logico che lo debba difendere, è un tributo all'eterno femminino, l'istinto di proteggere i deboli. Non dico che non si debba averle pietà, io stesso sento dell'affetto perdita, ma questo non significa... Se questo pallone colgato ha finito, confermerei quanto ha detto la signorina. Sono io il suo direttore. Quando lasciò il suo posto mi fece capire quanto quest'uomo fosse diverso da come lo facevamo apparire noi. Se avete qualcosa da dire, andate al banco dei testimoni. Non c'è bisogno, eccellenza. Ho voluto dire anch'io la verità. Non fate lo scemo, alzatevi e parlate anche voi. Eccellenza, vorrei aggiungere io due paroline. Sedete. Sono stato con lui dal primo giorno che è arrivato a New York. Sedete. Non tollero altra interruzione. E noi, signor Deed? E allora noi, signor Deed? Fate silenzio. Non ci lascerete sul lastrico. Sono tutti imbroglioni, signor Deed. Guardie. Silenzio. Ha ragione lui. Seduti! Silenzio! Nell'interesse del signor Deed ho tollerato molte irregolarità, ma se ci sarà un'altra interruzione farò sgombrare l'aula. Eccellenza. Dite. Vorrei anch'io dire una parola. Andate al banco. Vedete, andate voi. Parlate. Già. Io non so da dove incominciare. Si sono dette troppe cose su di me. Mi si accusa di suonare la tuba, eh? Beh, credo si sia fatto troppo rumore per questo. Se un uomo è pazzo perché suona la tuba, allora bisogna allargare i manicomi, perché ci sono molte persone che suonano questo strumento. Per me non ci vedo nulla di male. Io la tuba la suono solo per concentrarmi. Sì, questa a voi può sembrare una stranezza, ma si fa sempre qualcosa di stupido quando si pensa. Sua Eccellenza, per esempio, fa il riempitore. Che cosa? Il riempitore. Lei riempie il vuoto di ogni occhio col suo lapis, ed io l'ho visto, eh? Se lei stia proprio lì a riempire il bianco di ogni O può sembrare pazzesco, ma io non ci vedo niente di male, so che l'aiuta a pensare. Altri invece fanno i ghirigori. Ghirigori? Si chiamano ghirigori quei disegni senza capo né coda che si fanno sulla carta mentre si sta riflettendo. Scarabocchi, ecco. Quasi tutti abbiamo questa debolezza. Avete mai visto un elenco in una cabina telefonica? La gente quando pensa vi scarabocchi i disegni più idioti. Il dottor von Haller chissà come classificherà questa mania, ma intanto anche lui li fa. Grazie. Questa è la carta sulla quale scarabocchiava. Non si capisce bene. Prima mi pareva uno scimpanzé, ora invece mi pare somigli molto all'avvocato Cedar. Metta verbale. Prova A per la difesa. Sì, questa è una sciocchezza, eccellenza, ma credo che tagli la testa al toro, dal momento che il dottor von Haller fa anche lui così per pensare. Tutti abbiamo le nostre debolezze, le nostre manie. C'è chi si tira le orecchie, chi si mangia le unghie. C'è il signor Sample laggiù che torce il naso. E la signora accanto si scrocchia le dita. So you see. Come vedete, ognuno fa qualche cosa per aiutarsi a pensare. Io invece suono la tuba. Sei grande, Deed. Ah, che silenzio! Eccellenza, questa è una farsa. Chiedo che il signor Deed non faccia polemiche e si limiti ai suoi fatti. Spieghi piuttosto le sue passeggiate per le strade in mutandine e perché dava dolce a un cavallo. Silenzio, si proceda. Il signor Cedar ha ragione. Queste sono cose molto gravi. Ma per dire la verità, Eccellenza, io non le ricordo. Sì, saranno successe perché non credo che la polizia possa dire simili bugie, ma ero ubriaco. Già, la prima sbornia che prendevo in vita mia. Sarà successo anche a lei, certamente, no? Sì, volevo dire quando era giovane. Può succedere a tutti, no? Vede, l'altra mattina ho letto sul giornale che il figlio di Sider era ubriaco e voleva guidare lui il taxi, mentre l'autista doveva starsene seduto dentro. Non è vero, signor Sider? Non è vero, signor Sider? Eccellenza, mi oppongo. Mi proceda. Ora, le due sorelle Faulkner. È molto strano, però. Già, è strano che il signor Cedar sia andato fino al nostro paese per condurle qui. Mi dispiace se la interrogo? No, affatto. Jen, di chi è la casa dove vivete? È vostra, signor Deed. Sì, è vostra. Pagate la pigione? No, non paghiamo niente. Oh, no, grazie a Dio, no. Ci state bene? Oh, sì. Oh, certo. Bene. Oh, Jen, pochi minuti fa voi avete detto che ero picchiatello. Lo credete ancora? Ma voi siete sempre stato picchiatello. Oh, sempre. Benissimo. E forse sarà vero. Ma ora ditemi una cosa, Jen. Chi altro al nostro paese è picchiatello? Tutti al nostro paese sono picchiatelli, eccetto noi. Permetto un'altra domanda? Vedete il presidente lì? Che bell'uomo, eh? Credete che sia picchiatello anche lui? Oh, sì, certo. Signor Deed, non avete ancora toccato l'argomento più importante. Quello cioè della fantastica idea di regalare tutta la vostra fortuna. Parlateci piuttosto su questo argomento. No, sì, parlerò anche di questo, Eccellenza. Supponete di vivere in un piccolo paese e di viverci bene. Ad un tratto vi capitano tra capo e collo 20 milioni di dollari. Ora, se vi accorgeste che questo denaro vi sta rovinando l'esistenza, che vi ha fatto piombare addosso un'infinità di avvoltoi, per i quali finite col perdere la fede su tutto, non fareste come me? Se aveste una patata volente in mano, la buttereste via, no? Ebbene, trovereste un dottor von Haller qualunque che vi metterebbe in fondo all'onda perché volete buttare via una cosa che vi scotta le dita. Se a quest'uomo si permette di continuare su questo tono, io e tutti i miei colleghi abbandoneremo subito quest'aula. Prego, signor Cedar. Si proceda. Io non capisco perché il signor Cedar si deve arrabbiare tanto. Secondo me, da che mondo è mondo c'è stato e ci starà sempre quello che è forte e quello che è debole. Succede come sulla strada che è dirimpetto a casa mia. C'è una salita dove passano delle automobili. Certe le fanno in quarta, altre invece devono ingranare per forza la seconda. Sbuffano, sforzano e poi devono tornare indietro. Le stesse auto, la stessa benzina, ma qualcuno ce la fa e altre no. Ora io penso che quelli che possono fare la salita devono aiutare quelli che non riescono a farla. Ed ecco quello che voglio fare col mio denaro. Aiutare chi non riesce a salire. Se vorrebbe che ne facessi di questo denaro il signor Cedar, che lo dessi a lui e ai suoi soci che non ne hanno bisogno? Se la vostra eccellenza permette, vorrei trovarmi per un momento in cima a quell'onda. Ehi, voi altri laggiù, Tutti quelli che hanno chiesto aiuto, piattino. Vedete quegli uomini? Io cerco di aiutarli perché bisognosi. Il signor Cedar e il signor Sample non hanno bisogno di denaro. Ne hanno fin troppo loro. È come se io da una grande nave vedessi un uomo in barca che è stanco di remare e vuole montare. E un altro che annega. Chi dovrei salvare? Il signor Cedar, che sarebbe l'uomo in barca, remi, stanco? O quegli uomini là che stanno annegando? Un bambino di 5 anni potrebbe darvi la risposta. Va bene, amici, grazie. Sedete. Now, my plan was very simple. I was going to give each family 10 acres, a horse, a cow, and some seed. And if they work the farm for 3 years, it's theirs. Ora, se questa è pazzia, mettetemi al manicomio. Ma a me non pare. E neanche al signor Sider, credo. Devo sembrare che io sia pazzo. Perché prima dell'udienza mi ha proposto di ritirare l'accusa, qualora avessi firmato un compromesso. Vedete che anche per lui non sono pazzo se sforzo i quadrini? Non è vero. È una superbida immaginazione. Io non ho mai sentito tante stupidaggini in vita mia. Restare qui ad ascoltare le sue fanciullesche teorie è un insulto alla nostra intelligenza. Lasciate che il signor Deed finisca. Ma eccellenza. Avvocato! C'è altro, signor Deed? No. Sì. Vorrei togliermi un altro peso dallo stomaco prima di finire. Avanti. Grazie, eccellenza. Silenzio, seduti, entra la corte. Prima che la corte annunci la sua decisione, avverto tutti quelli che sono qui che la polizia ha ordine di arrestare qualunque disturbatore. Signor Deed, molte testimonianze non sono state in vostro favore. Il vostro contegno indubbiamente è stato strano, molto strano. Ma l'opinione della Corte è questa, che voi siate sano, forse l'uomo più sano di quelli entrati in quest'aula. La causa è chiusa. E smettila con quel naso! Lo sapevo, tu! Finiscila! Sì, Giuseppe.